Bentornati sul canale. Oggi nuovo video Christmas time. Ormai lo sapete, sono impazzita con questo Natale, talmente tanto da fare delle labbra iper glitterate come trucco del Natale 2017. Dopo che l'ho visto sulla meravigliosa Levante di X Factor, mi sono innamorata di quel look e quest'anno ho deciso anch'io di usare un pochino di più insieme a voi e di realizzare questo make up ispirato appunto alle labbra glitterate. Sicuramente è un trucco molto particolare, molto eccentrico e secondo me da sera più che da giorno ovviamente, ma secondo me in alcune occasioni si può anche usare ogni tanto. E mi raccomando ragazze, usate insieme a me per questo Natale. Tra l'altro ragazze, ho realizzato anche una nail art apposita dedicata a questo trucco e ispirata a questo trucco, che troverete o qui o qui oppure giù nell'info box. Comunque vi lascerò il link giù nell'info box per andare a vedere anche la nail art realizzata ispirata a questo trucco. Quindi se volete sapere come ho realizzato questo make up ispirato appunto al Natale, non vi resta altro che guardare fino alla fine questo video. A dopo! Allora, per prima cosa vado a stendere un primer e io come primer ho scelto questo di Sephora, che è Base Lissante Smoothing Primer, in modo da creare una base il più omogenea possibile. Dopo che ho steso la base vado a coprire le imperfezioni e in questo caso io ho questo brufolo tremendo, quindi lo vado a coprire dato che tende dal rosso con un concealer e io ho preso questo di Kiko Milano, che è appunto della tonalità verde, quindi lo vado ad applicare direttamente sopra il brufoletto e poi con le dita lo vado a picchiettare. Vado a stendere con questo pennello ovale della collezione di Kylie il mio fondotinta. Io in particolare utilizzo questi della Make Up For Ever di gli Ultra HD perché li trovo veramente fantastici. Una volta applicato il fondotinta vado a creare la mia base contouring con questo matitone della Sephora, che come potete vedere da una parte ha la zona più scura mentre dall'altra parte ha la zona più chiara, e io utilizzerò questa principalmente, la parte scura, per andare a sottolineare gli zigomi. Con un altro pennello da sfumatura sempre ovale vado a sfumare bene il tutto. Nel frattempo, dato che il nostro trucco prevede delle labbra molto vistose, andiamo a mettere questo burro di cacao e io ho scelto quello della Carmex, che è veramente fantastico, è favoloso, ve lo consiglio ragazze, è stato consigliato a me per prima e io mi trovo veramente bene, quindi andiamo ad applicare il nostro burro di cacao. Tutto, quindi utilizziamo una cipria traslucida. Io ho scelto questa della Essence, la Stay All Day, che è una cipria appunto traslucida, quindi trasparente, che non rilascia colore. Quindi andiamo a prelevarla un pochino con un pennellino come questo, un pennello panciuto, andiamo a rotearlo bene e poi andiamo a spolverizzarlo su tutto il viso in modo da fissare le basi cremose. Prendere poi il mio primer, ormai lo sapete, questo è il mio preferito, quello della Urban Decay Eyeshadow Primer Potion, e lo vado ad applicare su tutto l'occhio. Mentre aspetto che asciughi vado quindi a farmi le sopracciglia e anche qui utilizzo questa palettina che ho da tantissimo tempo veramente della Sephora, dove all'interno c'è questo marroncino che a me personalmente piace tantissimo, e lo vado ad applicare con un pennello angolato. Per andarla a fissare uso questo prodotto della Colestar, che è il gel 3 in 1, che fissa, infoltisce e definisce le sopracciglia. Più di
definizione delle sopracciglia vado a utilizzare la parte bianca, ossia l'highlighter del matitone che abbiamo visto prima per il concealer, e lo vado ad applicare solo nella parte esterna delle sopracciglia e sotto appunto l'arco delle sopracciglia. Vado a sfumarlo sempre con il pennellino ovale di Kylie, quello in versione piccolina. Finalmente possiamo iniziare il trucco occhi, quindi vado per prima cosa a prendere sempre la mia cipria traslucida, perché mi permetterà di avere una base più liscia ed omogenea. Quindi vado a prendere con un pennellino piccolo e vado a passarla su tutta la palpebra. Vado quindi a prendere una delle mie palette in assoluto preferite, che è questa della Too Faced, la Natural Love. Vado quindi a prendere il colore Nudie per creare la sfumatura appunto lungo la piega del mio occhio, con ovviamente sempre un pennellino da sfumatura. E vado a portare il mio colore Nudie non solo verso la fine dell'occhio, ma anche verso l'interno, quindi andando a ricoprire bene tutta la zona della palpebra. Con un pennellino più panciuto come questo andiamo a prendere uno dei miei colori in assoluto preferiti, che è Coffee Date, e andiamo a metterlo su tutta la palpebra mobile. Con l'altro pennellino, quello da sfumatura, andiamo quindi a sfumare bene i due colori per rendere la transizione meno evidente. Riprendendo in mano il nostro pennellino di Kylie, vado a prendere un colore molto chiaro all'interno sempre della mia palette di Zoeva Spectrum Concealer e vado a prendere stavolta il numero CC080 e lo vado a posizionare proprio in mezzo alla mia palpebra mobile, andando a creare una sorta di leggera sfumatura. Riprendiamo il nostro pennello sporco del color Coffee Date e andiamo a sporcare leggermente la zona in modo tale che non si veda tanto, così tanto il distacco. Prendere questo fantastico color oro della Wycon della collezione Dark Secret Eyeshadow, il numero 02 Gold is Better, che è uno dei colori più belli secondo me che ci sono in questa collezione, e con un pennellino piatto andiamo a tamponare questo colore nella parte dove abbiamo messo il concealer. Con un pennellino piccolo andiamo a prendere il colore Spotlight per andare ad illuminare l'arcata sopraccigliare. Con una matita come questa morbida nera della Essence vado a tracciare quindi una linea che parte da metà occhio e arriva fino alla fine dell'occhio, creando una piccola ondina finale, ma una cosa molto molto leggera. Con un pennellino angolato andiamo a sfumarla subito. Con questo attrezzo infernale, ossia con un piegaciglia, vado quindi a incurvare le mie ciglia. Dopo aver incurvato le mie ciglia vado ad applicare questo mascara della Too Faced, il Better Than Sex, che sapete è uno dei miei preferiti. E lo vado ad applicare anche sulle ciglia inferiori. A questo punto vado ad utilizzare come concealer questo della NARS, che è il numero medium 1, Custard. Con l'aiuto del pennellino di prima vado quindi a sfumarlo bene. Started off as a wildfire.
Vado a dare un ulteriore punto di luce con questo eyeliner della Kiko e lo vado ad applicare solamente un puntino proprio sotto nella rima inferiore al centro dell'occhio. Come blush vado ad utilizzare questo della Essence, il Silky Touch Blush. Vado ad utilizzare questo bellissimo oro della palette Glow Kit di Anastasia, che mi piace tantissimo, ed è il Dripping in Gold, e lo vado a posizionare anche sull'arco di Cupido. Quindi passiamo al pezzo forte e centrale del mio trucco, del mio makeup di oggi, che sono le labbra. Stavolta ho deciso di fare con voi per Natale delle labbra ultra glitterate, quindi per prima cosa vado a togliere qualsiasi residuo che ho sopra le mie labbra con una velina. Successivamente vado ad utilizzare questa matita della Essence, che è la Lip Liner numero 14 Femme Fatale, e la vado ad applicare su tutto il contorno delle labbra. Vado a sporcare leggermente anche l'interno delle labbra. E con le dita lo vado a sfumare. Una volta effettuato questo passaggio andiamo a prendere uno dei miei rossetti in assoluto preferiti per questo periodo, soprattutto per Natale, che è questo fantastico rossetto di Chanel, il numero 105 Inimitable. Ancora più preciso il contorno e quindi essere più sicuri di non sbavare, la cosa migliore è sempre quella di applicare i contorni o comunque la zona vicino ai contorni con un pennellino. Ora abbiamo la base perfetta per andare ad applicare questi fantastici glitterini sulle nostre labbra. Per prima cosa andiamo a prendere questo gel e andiamo ad applicarlo sopra le labbra. Ora siamo veramente pronti per mettere i glitter, quindi io ho scelto questi glitter che sono tendenti al rosso, che sono del marchio Focalure Loose Pigment, e li adoro, li avevo già provati per una cerimonia in un'altra tonalità, quindi non vedo l'ora di provarli insieme a voi. E questa è la colorazione 04 Brown Plum. Con un pennellino piatto come questo, quindi vado a prelevarne pochissimi, poi andiamo a tamponare il colore che abbiamo ottenuto sopra le labbra. Anche in questo caso, per andare a rendere il contorno ancora più definito e ancora più preciso e pulito, andiamo ad utilizzare sempre il nostro highlighter e andiamo a contornare la bocca, cercando di fare attenzione a non muovere e a non sporcare appunto il nostro trucco. Questo make-up ispirato appunto al Natale vi sia piaciuto, con questi richiami all'oro, richiami al rosso. Fatemi sapere ovviamente voi giù nei commenti che cosa ne pensate, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, o che altro make-up voi realizzerete per il Natale 2017. Io vi aspetto ogni volta qui sul mio canale per vedere nuovi video. Io non posso fare altro che farvi immensi auguri di buon Natale a tutti, di buone feste, e mandarvi un grosso bacione. E buon Natale a tutti! Ciao!